La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero, poiché rappresenta la fonte di ogni vera arte e scienza, invitandoci a esplorare l'ignoto con curiosità e meraviglia. La fantasia è più importante della conoscenza, poiché la conoscenza è limitata, mentre l'immaginazione, con la sua capacità di abbracciare il mondo intero, ci apre le porte a possibilità infinite e straordinarie. La logica, fedele compagna che ci guida da un punto ad un altro, trova la sua controparte nell'immaginazione, che con il suo spirito libero e audace ci conduce verso mete inesplorate e inattese. La vita è come una bicicletta, dove mantenere l'equilibrio richiede un costante movimento, una continua ricerca di armonia tra le varie sfaccettature dell'esistenza, rendendo il percorso un'opportunità di crescita e apprendimento. Due cose sono infinite: l'universo, con la sua vastità senza confini, e la stupidità umana, che talvolta sembra non avere limiti. Tuttavia, per quanto riguarda l'universo, rimango ancora aperto a dubbi e meraviglie. La risoluzione di un problema non può avvenire con la stessa mentalità che lo ha generato. È necessario un cambio di prospettiva, una nuova visione che apra la strada a soluzioni innovative e sorprendenti. La mente che si apre a una nuova idea non solo si arricchisce, ma inaugura un viaggio senza ritorno, poiché l'espansione della consapevolezza non conosce limiti, spingendoci sempre verso nuove frontiere di comprensione. La creatività è contagiosa, e il suo influsso può trasformare e ispirare non solo l'individuo creatore, ma anche coloro che sono fortunati ad essere toccati da essa, diffondendo un'energia positiva e costruttiva. La pazienza, pur essendo amara nell'attesa, regala un frutto dolce e soddisfacente quando giunge il momento opportuno, insegnandoci la virtù di aspettare con fiducia e perseveranza. La teoria, quando si possiede una conoscenza completa ma non si traduce in azione efficace, trova il suo complemento nella pratica,